Io sono lo speak, magari questo è il game ideale per giocare Zac o Kane, chi lo sa. Zac Waiting Room. È tempo di Zac, dite? Potrebbe. Potrebbe essere tempo di Zac. Vediamo, vediamo, ragazzi. Vediamo cosa giocano anche i nostri teammates. Mi hanno bannato sia Xin Zhao che Kane. No, mi hanno target bannato, maledetti. Cosa dobbiamo giocare allora? Vabbè, facciamoci un game con Zac. Non è il migliore dei matchup, ma ci accontenteremo. Sicuramente abbiamo un bel peeling sulla Jinx. Quindi in teoria giochiamo per la bot. Deve solo scalare. Una volta che scala, ha tutto il peeling di questo mondo. E anche crowd control di Zac e di Kennen. Per cui tanta roba. Ma se ne vanno secondo me gli avversari. Oh mamma. Perdiamo. Perché Karma c'è stato così hard? Che Karma ha tippato. Così è decent. Questo è Grandmaster 500 LP, ragazzi. Se avevate dubbi, se avevate qualche dubbio, questo è Grandmaster 500 LP. Ma che è sta cagata di gameplay, veramente? Sono 0-0-0, non ho preso assist. Cosa? Non ho preso nessun assist. Ma stiamo scherzando? Ma è un prank? Come non ho preso assist? Ma per l'amore di cielo, ho fedato per 15 minuti buoni di fila senza nemmeno prendere un assist. Ma cosa mi stai dicendo? Ma non è vero, ma quando mai? Oh, level uppato. Conqueror. E trionfo. Muore, dimmi che muore, please, la devi ammazzare. Ok, allora è worth. Prendo tutta la wave, nice. Lo volevo prendere al volo, ma era un po' improbabile come roba. Questa roba qua è un po' aggressiva. Piace questo game. Piace perché si combatte. È molto divertente. Guarda lo smite 5-head sul cosino lì per prendere vita e tutti baitati. Let's go! Ma questo game ha comunque qualcosa di speciale. Questo game ci vuole raccontare una storia. No, questo game è unico nel suo genere, dovrebbe andare su YouTube. Purtroppo sto streamando la sera, sono un po' stanco, comunico di meno del solito, parlo poco, però è veramente un game unico. Quando hai scritto 6-0-0-0 stavo per crederci. Te lo giuro, stavo per crederci, stavo per guardare le mie chiedi e dire, ma come cacchio è possibile un'altra volta? Non ho preso assist. Poi... Cioè, questa Karma sta giocando come se fosse il game della vita. Non è che se perdi ti ammazzano, è comunque. È agitatissima, Karma. Mamma mia, Karma. Mamma mia, appena calmata. In questo caso si può dire: preparatevi.
Se devi forte, stai karma. Really cringe. I get zero help. Sorry. I was born cringe. Back in 1994, as soon as I spawned, my mother said, "You're cringe." Ever since then, I've been cringe. Si è rubiato il campetto, lei si è ammazzata. E qui parte il rage. Rage di karma. Grrr. Grrr. Sono arrabbiatissimo, mi sono suicidato. Non ho rispettato gli avversari, mi sono ammazzato. Sono molto arrabbiato, è colpa tua. Dovevi fare la kill anche se non potevi fare la kill. Ma guardate che sfiga incredibile. Questa sfiga è mondiale, ragazzi. Vabbè. Actually insane. Actually insane! Com'è possibile che non è morto? Che sfiga, ma porca paletta! Non ho mai visto una roba più sfigata di questa. Non ho mai visto una roba più sfigata allo stesso tempo fortunata di questa. Questo game è particolare. È unico. È strano. Ce l'hai lo stun, peccato. Must protect my Jinx. Cos'era quello slow del 50.000%? Pronto, polizia? Vorrei segnalare un fatto, tipo quelli di Jinx. Non ce la farò mai a prendere perché c'è... Se poi mi vengono addosso allora, grazie. Non so che dire. Se volete jumparmi addosso, ben venga. Ma forse pensava, sai, col Conqueror non avessi abbastanza DPS. Una cacata, insomma. Siamo ragazzi. Andiamo a fare anche il Baron, andiamo. Ma questa Baron col siamo certi. Quel 3 il danno è veramente alto. Sanity P. Ma si può sempre resettare in realtà. Allora, la cosa più impressionante di questo game non è la qualità altissima, ma l'attitude. Ineccepibile, impeccabile ai teammates. Sbalordito sono. Il flash è decisamente esagerato. No. Dov'è il TP? Stavolta mi devo ammettere che è colpa mia. Non era un bel engage. Ma soprattutto il flash era un essere. Cioè la prima lei andava anche bene, tanto non potevano mai ammazzarmi, insomma. Vabbè, non è grave. È andata comunque decentemente. Ma perché stiamo pushando mid? Cioè, siamo convinti di andare con una wave? Possiamo andare al Drake e smettere di pushare mid, ragazzi, che non si chiude, oppure...
Dobbiamo rubarla. Karma è troppo tossica. Si è fatta ammazzare. Zacchete. E mi ha ammazzato. Se non si fosse fatta ammazzare Karma, l'avrei ammazzata io, Gwen. Però peccato. Dobbiamo sicuramente aspettare l'altra wave. Ok. Oddio, quello è sparito. Ora gioia. Bene, abbiamo qualche reportaggio a gettare in giro. Digital Play.